Buongiorno, seduta di consiglio della terza circoscrizione in videoconferenza del 9-6-2020, registrata nel sito di Webmaster, visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Segretario, prego, può predisporre l'appello. Ok, e allora, Adelfio, Presente. Bruschetta, Presente. Mulemi, Presente. Ilardi, Prester. Ilardi c'era. Presente, presente. Quartararo. Presente. Presente. Sant'Angelo. Presente. Tarantino. Presente. Perlanova. Presente. Confermate Ilardi se è presente. Allora. No, non è presente. Quindi No, nove non lo presenti. vedo. Sì, Presidente, niente. passiamo alla nomina degli ispettatori. Sì. Prester, Terranova e Adelfio. Ok. Allora, Io abbiamo leggerei una. le comunicazioni, sì, visto il numero dei partecipanti a seduta attiva, possiamo leggere le comunicazioni, prego. Allora. Abbiamo una comunicazione a nome del consigliere Prester. L'oggetto è rimozione rifiuti ingombranti via Antonio Marinuffi, civico 181 civico, e civico 100, e civico 65. Civico 65, bene. Presidente, ci Io sono da fare interventi? no, io volevo invece approvare il verbale. Non abbiamo possibilità di approvare il verbale, leggere il verbale e approvarlo o no? Sì, abbiamo il Dobbiamo verbale del predisporre. 27 maggio. Possiamo procedere all'approvazione del verbale intanto. Giussi Sabrica, vuoi leggerlo? Ce la fai? Giussi? Va bene, procedo io Aspetta eventualmente. perché ci sarà. Sì. Procedo io. E allora. Aspetta che. Verbale del 27 maggio 2020. L'anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 9, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della terza circoscrizione, con modalità telematiche mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020, ai sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'Assessorato Autonomie Locali, Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso convocazione protocollo numero 600-354 del 14-5-2020 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Presiede alla seduta il Vicepresidente Andrea Buleni. Partecipa in qualità di segretario il funzionario amministrativo Maria Concetta Calderone. Redige il verbale e collaboratore professionale amministrativo Giuseppe Sabica. Il Presidente alle 9.26 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelfio Bruschetta, Ulemi, Prester, Ilardi, Quartararo, Rappa, Tarantino e Terranovo, locali 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione al Collegio degli Scrutatori e nelle persone dei consiglieri Adelfio, Prester e Tarantino. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, ovvero comunicazioni al Presidente, dando lettura di alcune richieste inviate al Presidente dai consiglieri per i successivi inoltre alle aziende competenti. Ripristino numero 3 ponti luce spenti in via Falsomiele numero 85 a firma del consigli dei consiglieri Rappa e Terranova. Sollecito ripristino punto luce spenti in via Falsomiele all'altezza del tipico di Cassetta a firma del consigliere Terranova. Si prosegue con la lettura di una nota di risposta da parte dell'azienda Rappa protocollo
81003 del 29/4/2020, che comunica che i cassonetti RSU, come richiesto, sono stati spostati in via Loi numero 3G. Chiede e ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che informa il consiglio di aver appreso dagli organi di stampa una notizia riguardo al miglioramento dei servizi. Infatti ha letto che circa 12.500 percettori del reddito di cittadinanza verranno impegnati dal Comune nella gestione della manutenzione delle spiagge, delle aree verdi, dei mercatini e per interventi straordinari di pulizia, spazzamento e diserbo nei musei, negli spazi museali e culturali. Sono chiamati PUSCI, ovvero progetti utili collettivi, e sono stati sbloccati dal Ministero del Lavoro. Il coronavirus ha fatto slittare il cronoprogramma, ma finalmente molti tra coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza verranno coinvolti in queste attività e saranno impegnati dalle 8 alle 16 ore settimanali. Il Comune dovrebbe coinvolgere anche gli enti e le associazioni, per cui verrà emanato un bando tramite il quale gli enti privati potranno usufruire di queste persone. Le spese relative all'assicurazione, ai materiali e ai dispositivi di sicurezza graveranno su una parte del fondo di contrasto alla povertà, stanziato dal governo, che ammonterà a circa 7 milioni di euro per la città di Palermo. Sicuramente un valido contributo in materia di sicurezza e di miglioramento dei servizi, e contribuirà a una migliore qualità della vita dei cittadini. Lentamente procede verso una migliore organizzazione dei servizi della città. Interviene il Presidente, che è una notizia importante, perché così in qualche modo si riesce a far capire che chi percepisce il reddito di cittadinanza svolge comunque un lavoro utile alla cittadinanza. Chiede e ottiene la parola il consigliere Ivani, che informa che il consiglio, che gli operai della RSU stanno lavorando di fronte al campetto di via Cingallega. Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, ovvero approvazione verbale relativa alla seduta del giorno precedente, dando lettura del verbale relativo alla seduta del 19 maggio 2020, che il Consiglio approva alle ore 9.49 per appello nominale, il cui esito è il seguente. Presenti 9, votanti 9, voti favorevole 9. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quattararo, che in merito a quanto letto nel verbale del 19 maggio 2020 chiede se ci siano stati cambiamenti riguardo all'apertura degli uffici della terza circoscrizione al pubblico e se si abbiano notizie riguardo all'adeguamento dei locali e di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei lavoratori, ovvero se dopo il sopralluogo effettuato sia stato fatto qualcosa. Il Presidente replica di non avere novità al riguardo, pertanto chiede alla dottoressa Calderone, che riferisce di aver ricevuto qualche telefonata e una nota della Reset riguardo alla pulizia dei locali adiacenti. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Quattararo, che dichiara che, considerato che sono passati già 10 giorni dal sopralluogo, urge sapere a che punto siano gli accorgimenti per la sicurezza, pertanto propone di invitare l'assessore Marano e il dottore Brufato. Il Presidente evidenzia che l'assessore Marano aveva preso il disegno di mettere a norma i locali della circoscrizione ed anche di sistemare i locali ed essa adiacenti, proprio per ospitare gli affari istituzionali. Marco, sì, l'assessore sicuramente avrà spiegato il processo con una nota a chi ne ha la competenza, per cui si dovrebbe contattare l'assessore Marano per averne notizie. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Lardi, che chiede se in altre circoscrizioni i lavoratori necessari per l'adeguamento all'emergenza Covid-19 siano stati realizzati. Il Presidente risponde che non sa se tutte le altre circoscrizioni siano aperte al pubblico e siano stati fatti i lavori. La dottoressa Calderone risponde che al momento nessuna circoscrizione è aperta al pubblico. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno, ovvero atti ispettivi e funzioni propositive, con la trattazione della mozione avente per oggetto di qualificazione aree verdi via Cascina, via di collegamento tra via Campisi e via Oreto, presso scuola Oberdan, a firma del consigliere Quattararo, con protocollo numero 950-186 del 27-10-100-2020, iscritta a punto 10 degli atti ispettivi. Illustra la mozione il consigliere Quattararo, che specifica che la mozione nasce dalle esigenze di diversi cittadini residenti, che fanno notare che poiché esistono due aree verdi, proprio nella traversa che conduce da via Campisa a via Oreto, si potrebbe attrezzare a parco giochi per lo svago dei bambini
e posizionare alcune panchine per gli anziani. Avere requisiti, avere questi spazi nella parte bassa di Vioreto è una vera oasi nel deserto. Nella zona del Policlinico mancano completamente tali spazi perché è il risultato della cementazione degli anni 70-80, dove non era previsto nessuno spazio dedicato a bambini o anziani. Avere queste due aree e tenerle in stato di abbandono è un vero crimine. È considerato che la richiesta proviene dai residenti, ricorda che il compito dei consiglieri di circoscrizione è proprio quello di raccogliere le esigenze che vengono dal territorio. Le due aree ben si prestano a tale scopo perché sono delimitate e non sono a contatto con la strada. Si potrebbero coinvolgere alcuni sponsor privati, così come è stato fatto in via Roina, dove sono stati realizzati dei giochi. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Prestati, che dichiara favorevole alla mozione, considerato che egli abita proprio dove sono state ubicate le aree verdi in oggetto. Riqualificate tale area permetterebbe ai bambini di trascorrere momenti di svago, visto che attualmente giocano negli atri e nelle scale dei palazzi, cosa che crea malcontento nei residenti. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Bruschetta, che si complimenta per l'esposizione molto chiara da parte del collega firmatario. Sarebbe un gran miglioramento per la qualità di vita dei cittadini in una via molto caotica fin dalle prime ore del mattino. Si potrebbe davvero realizzare una piccola oasi. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Larte, che si dichiara favorevole alla mozione e propone di coinvolgere il dirigente della scuola Oberdan per portare gli studenti a realizzare qualche attività. Per esempio proponendo disegni a tema, sfruttare così al meglio questa occasione. Chiede ed ottiene la parola il consigliere Tarantino, che evidenzia la zona in questione è totalmente sfornita di tali spazi, per cui è davvero un'ottima opportunità di concedere alcuni momenti di svago ai bambini in luogo ad essi dedicato. Negli anni passati si è pensato poco ai bambini e magari un'area si potrebbe attrezzare con i giochi e all'altra con le panchine, accontentando varie fasce d'età. Considerato che non occorrono grandi risorse economiche, auspica che l'intervento venga realizzato. Il Presidente chiede al collega Quartararo se tali aree siano al momento oggetto di manutenzione. Il consigliere Quartararo risponde che la resa è effettuata periodicamente in riserva ed esiste già una presa d'acqua. Sono presenti anche alcune piante e le ali. Sono in possesso di tutti i canoni necessari, per cui dubita che l'amministrazione possa negarne l'esecutività. Il Presidente chiede se si è venuto a modo di confrontarsi con i residenti, perché potrebbero creare qualche problema una volta installati i giochi. Alle ore 10 esce la consigliera Rappa, risultano presenti 8 consiglieri. Il consigliere Quartararo risponde che la richiesta nasce proprio dai residenti, ma è chiaro che dovranno essere rispettati gli orari previsti per l'uso di tale giochi. Il Presidente pone ai voti la mozione, approvata alle ore 10.09 per appello nominale, il cui esito è il seguente. Presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Esauriti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.10. Presidente, la mettiamo... poniamo le voti per appello nominale. Un attimo. Allora, devo prendere appello nominale. E allora... Allora, appello nominale del verbale relativo al 27 maggio 2020. Allora, Adelfio? Favorevole. Bruschetta? Favorevole. Ulemi? Favorevole. Ilardi? Approvo. Esper? Favorevole. Cartararo? Favorevole. Sant'Angelo. Favorevole. Mi è saltato, comunque favorevole. Rappa. Favorevole. Errani. Allora, il verbale viene approvato con 10 favorevoli alle ore 9.36. 10 favorevoli. Allora, Presidente. Sì, io volevo soltanto darvi notizie sul
sull'ultimo incontro che abbiamo avuto in videoconferenza con il segretario generale. Siamo stati convocati, perlomeno abbiamo chiesto noi al segretario generale di avere notizie, diciamo, riguardante quella nota e quell'ultimatum che ha dato la Regione Sicilia al Comune di Palermo per quanto riguarda le deleghe da dare alle circoscrizioni, quindi i poteri per il decentramento. E sono emerse fuori tutta una serie di criticità da parte del segretario generale, che in qualche maniera, diciamo, ci ha rasserenati sul fatto che il decentramento, in maniera così imminente per come ce l'avevamo prospettato noi, non potrà mai decollare, perché emerge da una serie di discussioni che abbiamo affrontato col segretario del fatto il fattore principale, il fattore basilare, che è quello della mancanza di risorse umane in questo momento. Se considerate che negli ultimi 3 anni il Comune di Palermo perde qualcosa come 1.050 unità e ne perderà altrettante nei prossimi 3 anni, il Comune di Palermo si ritroverà non soltanto a non poter gestire e dare mandato per il far diventare circoscrizione municipio, ma a dover forse pure chiudere qualche circoscrizione ed assemblarne di più insieme, cioè nel senso di fare funzionare le circoscrizioni con più unità, cioè perlomeno con meno unità di risorse umane, ma coinvolgendo un'unica unità, ad esempio che so, seconda e terza, prima e seconda, dico, queste saranno valutazioni da parte dell'amministrazione. Quindi in qualche maniera aspettiamo che la Regione Sicilia dia un segnale, perché il Comune di Palermo sono convinto che non sarà nelle condizioni di poter dare in merito risposta, perché manco hanno iniziato a trattare l'argomento, anche se ho avuto notizie che in qualche maniera l'opposizione che vede ad esempio la figura di Forza Italia all'interno del Consiglio Comunale adesso ha dato parere favorevole per l'ampliamento delle circoscrizioni, per poter dare potere alle circoscrizioni, mentre fino a qualche anno fa si era vista sempre contrario. Quindi si auspica che in qualche maniera si riesca a trovare le risorse umane, sperando che il Comune si attivi in tal senso. Questa era una notizia che vi volevo dare. Poi leggo a mezzo stampa stamattina che sono state individuate 28 figure per l'individuazione della figura del PO per la circoscrizione, quindi il responsabile organizzativo delle circoscrizioni, e questo è un fatto positivo, dovrebbe dare in qualche maniera una linea all'interno della circoscrizione, una guida non indifferente. Questo era la notizia che vi volevo dare in merito a quello che abbiamo avuto come incontro. Diciamo che è un pensiero personale del direttore generale, giusto, Presidente? No, sì, è un pensiero generale, però nella fattispecie è un fatto oggettivo, perché se tu consideri che porre questo problema, perché comunque qualcuno questa attività la svolge, qua il problema è eventualmente smistare il personale dagli uffici dove in questo momento si trovano e portarle nelle circoscrizioni. Che, assolutamente, io sono convinto di questo, però e comunque certo, qualcuno questa attività al momento la sta svolgendo, quindi è un problema organizzativo. Non in questo modo, Andrea. Non può superare la legge, questo è un problema organizzativo che non può superare la legge, che va applicato, poi sarà un problema dell'amministrazione come fare. No, i problemi sono diversi, Andrea, ti spiego uno dei problemi qual è. Se tu consideri che in questo momento quello che è l'ufficio contabile del Comune di Palermo è tutto coinvolto, cioè coinvolge tutto in un unico ufficio. In quel modo, con 8 municipi, dovremmo avere 8 uffici contabili.
con relative mansioni, cose che non abbiamo come figura. Proprio in questo momento il Comune di Palermo non ha queste 8 figure, quindi si dovrebbero ricercare anche queste 8 figure, ma il problema rimane sempre là, è quello che ho detto io qualche anno fa. Se non si apre a quelle che sono nuove figure da inserire all'interno della macchina comunale dell'amministrazione, non abbiamo dove andare, Andrea, perché l'ufficio verrà sempre sfornito anno dopo anno, perché è chiaro che la gente in pensione ci dovrà andare. Il problema sta proprio lì, devono aprire, devono fare i concorsi. Se non si tolgono su vincolo grosso che è il patto di stabilità della Comunità Europea, non abbiamo dove andare. Chiaro. Questo è il vero dato, questo è il vero dato, ma non soltanto per noi, ma questo dipende, cioè è per tutte le amministrazioni. Quindi speriamo bene, auspichiamo che in qualche maniera, dico, con questo, anche con questa pandemia che c'è stata, dico, speriamo che in qualche maniera si sblocchi qualcosa veramente serio. Presidente, posso intervenire? Avevo chiesto l'intervento, Presidente. Ah, dopo Quartararo. Bruschetta e poi Quartararo, Bruschetta e Quartararo, uguale. Sì, Presidente, dico... scusa, Saverio, uguale, vai. Uguale, ragazzi, dico... Vai, Bruschetta. Sì, vai, Bruschetta. No, sarò breve perché in maniera tale da poter dare a chiunque un contributo. Per quanto riguarda il decentramento, Presidente, per me a questo punto rimane, secondo me, importante che appunto nel momento in cui non si riusciranno a mettersi d'accordo, sicuramente in consiglio venga il commissario che in un modo o nell'altro ponga fine a questa situazione, se quantomeno si ridurranno a 4, a 5, però che quantomeno se ne parla e si ponga fine finalmente a questa problematica e si faccia una decisione. Però io, Presidente, lo voglio mettere a corrente di altre due situazioni chiaramente che vigono nel nostro territorio e che purtroppo chiaramente vanno riprese e vedere un pochino la soluzione quale è meglio dire, affrontare. Ecco, io parlo appunto per quanto riguarda la nostra circoscrizione, che appunto al momento è rimasta l'unica chiusa e quindi chiaramente non va bene, e spero che al più presto, e vedere un pochino come si può sollecitare affinché vengano ripresa l'attività normale. L'altro problema era per quanto riguarda i mercatini, Presidente. Purtroppo, come lei sa... Vabbè, ascolta, Saverio, affrontiamo un argomento alla volta. Parliamo prima di quello, così ci liquidiamo quell'argomento. Perché sennò passiamo da palla in frasco, si capisce ben poco. Anche per chi ci possa ascoltare. Ah, va bene, Presidente. Prego, consigliere Quartararo, sempre facendo riferimento all'argomento. Sì, Presidente, intanto io la ringrazio per le informazioni che ci dà riguardo la videoconferenza avuta con il segretario generale. Però dico, con mio rammarico, si verifica una continua melina nell'amministrazione, perché dalle dichiarazioni che abbiamo finora appreso non si è mai parlato di personale. Cioè, il sindaco prima ha detto che addirittura c'erano 2 ordini del giorno da parte della giunta, addirittura che erano già state trattate, che era stato già fatto qualcosa. Quindi ora esce dall'uovo di Pasqua, peccato che Pasqua è già superata da un pezzo, questo problema del personale. Presidente, io sinceramente mi sono stufato di tutta questa situazione. Come dice il consigliere Gulemi, ormai tutto questo è superato, si deve solo rispettare la legge. La legge prevedeva che scaduti 180 giorni l'amministrazione si doveva attivare con le deleghe, cosa che non ha fatto. È stata inviata una nota da parte della regione, sono scaduti già i 30 giorni che la regione ha intimato al comune. E io quindi sto procedendo, Presidente, lo faccio presente a lei e a tutti i colleghi consiglieri, a produrre un documento che ho già pronto e devo definire in alcuni aspetti, firmato da me, e chi si vorrà unire con le firme mi troverà un giorno in un orario, penso domani o dopodomani, in circoscrizione per apporre la firma.
Un documento indirizzato all'assessore Bernardette Grasso, dove si sollecita, essendo scaduti tutti i termini, l'invio del commissario ad acta per affidare alle circoscrizioni le deleghe. Presidente, io sono consigliere di circoscrizione, non sono né consigliere comunale né segretario generale. Io devo fare gli interessi per cui i cittadini mi hanno dato il mio mandato, ossia il bene della circoscrizione, cosa che facciamo tutti noi. Il bene della circoscrizione passa attraverso le deleghe. Quindi, Presidente, io intendo inviare questo documento all'assessore Grasso per inviare, come ha detto nella nota, il commissario e procedere al decentramento. Chi vuole si potrà unire a questa firma del documento e mi troverà in circoscrizione sicuramente dopodomani. Vi darò altre informazioni in seguito, Presidente. Grazie, consigliere Quartararo. Io credo che quello che è diciamo il commissario vada in automatico. Però dico, se dobbiamo fare una nota, figurati se io non la firmo, stai scherzando. Tu sei consigliere, io sono presidente. Io mi sono ricandidato per la seconda volta proprio sulla scorta di questo. Perché credevo che potesse decollare il decentramento vero, quello politico, non quello amministrativo per come intendo loro, perché io non sono impiegato comunale, io faccio politica. E per me il decentramento deve essere il decentramento politico, quello di dover fare e dover predisporre, non dover indicare, dover predisporre. Questo io mi sono candidato nuovamente per questo motivo, ma cosa che non lo è stato. Quindi, e se vi ricordate, io ero pronto a dimettermi, vi ricordate? Però ho fatto pure una riflessione, ho detto meglio combattere e lasciare un segnale, ve l'ho detto fino alla scorsa volta quando in consiglio, meglio combattere all'interno e lasciare un segno, perché mi piacerebbe lasciare un segno e dire, anche se noi io non ne potrò mai usufruire di sta cosa, potrò usufruirne soltanto come cittadino, e secondo me è la cosa migliore per un cittadino avere il decentramento, perché significa essere più, come dire, più seguito ed essere preso più in considerazione tutta la parte del nostro territorio. Quindi figurati se non mi trovi d'accordo sulla firma di un documento che va verso questa direzione. Assolutamente sì. Anzi, ti dico di farlo più pesante possibile. In maniera tale da... I termini intanto sono scaduti, perché la scadenza era giorno 8. Quindi io non so che cosa succederà nei prossimi giorni. Però prepariamo questo documento e lo firmiamo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Alfredo, io esco, chiedo la cortesia di uscire e potete proseguire con un altro argomento. Ci sei, Alfredo? Sì, allora subentra in qualità di presidente Andrea Guleni. All'ordine del giorno ci sarebbe... Va bene, io vi saluto, buona giornata. Okay, buona giornata. Buona giornata. Sarebbe la mozione... No, Presidente Guleni, scusi. Presidente, c'erano anche altri interventi di Bruschetta e poi anche mio fuori tema, però, non sul decennio. Vabbè, no, per carità. Alfredo Mazza, la richiesta l'abbiamo letta, giusto? Sì, sì, abbiamo letto il verbale. Abbiamo all'ordine del giorno una mozione a firma di Guleni e Quartararo. Se volete possiamo procedere. No, prima di passare alla mozione, volevano intervenire sia il consigliere Bruschetta che Quartararo. Perfetto. Consigliere Bruschetta può parlare. Grazie Presidente. Diciamo che ci tenevo che ci fosse il Presidente, chiaramente, perché chiaramente era, diciamo, le mie richieste, quello che volevo dire era particolarmente interessante, ed è chiaro che essere il presidente era meglio, perché voglio dire lui, diciamo, era presente, quindi voglio dire era in particolar modo più importante, perché io mi riferisco, ripeto, per quanto riguarda la terza circoscrizione che ancora non ha riaperto, mentre le altre sono riaperte, e capire dal Presidente appunto a che punto eravamo, che notizie ci dava. E poi il problema, ripeto,
dei mercati che sono chiusi, come mai quantomeno almeno uno non riuscire a farlo riaprire? Perché penso che la mancanza di un mercatino nel nostro territorio è sbagliato, perché il mercato è da tanti anni, io parlo specialmente della mia zona in Vioreto, che è da più di 30 anni, diciamo, mi ricordo sempre questo mercato, è un modo di aggregazione delle persone, le quali chiaramente è un modo per uscire, è un modo per anche per le persone più grandi svagarsi, un momento, ripeto, di aggregazione. Venire a mancare anche questo tipo di stare insieme, le persone di uscire e farsi una passeggiata, penso che non fa altro che rendere ancora più chiuse le periferie, renderle ancora più, diciamo, più povere di quel sentimento di aggregazione che invece il mercato incide. E quindi, ripeto, con delle regole precise, specialmente il mercato Vioreto, chiaramente non andando nelle zone abusive, che chiaramente combattendo gli abusivi, ma coloro che sono in regola, che pagano il solo punto, perché diciamo non riaprire, che parlo la zona di via della Concordia con muro adiacente la ferrovia che non va a disturbare, e di fronte diciamo la posta, lasciando diciamo chiaramente liberi tutti i luoghi dove le persone possono uscire dai propri condomini. Ecco, secondo me era importante, questo mi rammarica, però ecco, è un argomento secondo me importante, ripeto, perché affinché le persone è un modo di solidarizzare, un modo di aggregazione, e le persone possono almeno ecco, poter uscire come in qualsiasi posto, in qualsiasi città esiste, diciamo, i mercati esistono, e anche nelle altre situazioni quantomeno ci sono, non capisco, da noi non si riesce a crearne almeno uno. Grazie. Allora, consigliere, dico, neanche per ripeterci, perché già questo problema l'abbiamo dibattuto con l'assessore Pianpiano. Dico, uno, siamo in attesa della relazione da parte degli uffici preposti per tutti e quattro i mercatini nel nostro territorio per la fruibilità e le dovute, diciamo, condizioni di accesso. Quindi nessun mercatino è stato soppresso. Al momento non ci sono le condizioni per poterlo riaprire. Due, quello che dobbiamo essere noi a individuare un'area da proporre per posizionare un mercatino giornaliero. Io, è un mio pensiero personale, ho perplessità, anche perché, ripeto, non sappiamo il numero di mercatari che si dovrebbe andare a posizionare lì, e non sappiamo che caratteristiche vogliono, non c'è nulla di scritto da parte dell'assessorato che invita le circoscrizioni, almeno alla terza credo non sia arrivato nulla, di segnalare quest'area. Quindi su questo fronte noi ci stiamo adoperando. Possiamo fare tutte, le manifestazioni del caso, però se non ci arriva, perlomeno non si sa se Vioreto è al momento, rispetto alle condizioni attuali, si può riaprire o no, questo non lo sappiamo. Non è una questione che l'hanno tolto Vioreto, così come via Lerone o in via Sebastiano La Franca. Siamo in attesa. Su questo dico, concordo con lei, che è il momento, da sempre il mercatino è stato un momento per tantissime persone, per le persone anziane che si passavano una mezza giornata in giro. Su questo sono pienamente d'accordo, però dobbiamo avere pure le condizioni di sicurezza oggi. Posso, Presidente? Riaprire un mercatino della Vioreto, così come è impossibile. Ricordo che c'erano pure delle note da parte dei residenti che si sentivano ostaggio il sabato di questo mercatino, così come via La Franca e così come via Lerone. Posso, Presidente? Sì, certo.
Sì, chiaramente io parlo nelle condizioni in cui era 20 anni fa per quanto riguarda coloro che sono in regola, io parlo di Viareggio, perché chiaramente nelle zone abusive questo non deve essere tollerato. Ma non è una questione di regola o no, di essere in regola. Allora, anche in regola, invadevano gli spazi di accesso delle abitazioni. Quindi una proposta concreta, se noi vogliamo nuovamente il mercatino in Viareggio, lo dobbiamo delimitare solo in una zona. E su questo non ci piove. Su una zona che non fare entrarci all'ingresso delle abitazioni, ai negozi, che la gente non si deve sentire ostaggio. Mi fa concludere, Presidente, poi io. Perché io ho avuto modo di contattare 2 o 3 commercianti dei mercatini, appunto domandandoci se loro erano d'accordo affinché si creasse uno spazio per quanto riguarda, diciamo, uno spazio che fosse adibito tutta la settimana come mercato. E sono contrari, perché loro in settimana si spostano in diversi luoghi, e quindi questo che diceva pian piano per quanto riguarda creare una zona a mercato per tutta la settimana, loro già 3 su 3 mi hanno risposto che no, non sono d'accordo. Quindi secondo me già questa la possiamo eliminare. Noi dobbiamo regolarizzare quelle zone che è possibile, ripeto, che è possibile, facendo un piano di sicurezza. Ma questo, voglio dire, sono anche gli stessi uffici che lo possono fare benissimo, perché lì in Viareggio abbiamo Via della Concordia, tutta la parte zona che è delimitata dalla ferrovia, che non dà nessun intralcio. Questa potrebbe essere un'idea. La parte centrale della piazza, chiaramente non di fronte alla posta, ma l'ampio spazio. Quindi non capisco perché non è possibile evitare questa zona. Quindi secondo me è una cosa che fate, quantomeno è di aprire. Non si sente più il consigliere Bruschetta. Sì, ho finito, ho detto. Chiaramente, se vogliamo andiamo a fare una planimetria. C'è la linea turbata. Voglio dire, però. Le condizioni, io sono d'accordo con lei, su Viareggio. Però ricordiamoci che fino a quando era in funzione questo mercatino, arrivavano le postazioni sino in via Giuseppe Paratore, quasi a ridosso con via dell'Orsa Minore, senza controllo. Qua un minimo di garanzia ci deve essere. Noi la possiamo proporre, lei la può proporre, la Viareggio, la parte, diciamo, ho capito come dice lei, a monte della, cioè a destra della posta, tutto questo tratto di qua. Ma basterà per i mercatari? Non ha importanza, cioè quello che è possibile utilizzare. Tutto il resto, gli abusivi non potranno, chiaramente, verrà recintato, verrà chiuso, ulteriori spazi saranno. Noi sappiamo quanti mercatari autorizzati ci sono in Viareggio. Presidente, non tocca a noi. Saranno gli uffici a stabilirlo. No, dico, lo sappiamo. Presidente, perché il mercatino regolamentare è solo il tratto di via della Concordia fino in fondo, un pezzettino di via della Conciliazione, poi ritornando verso la posta e davanti la posta, cioè praticamente solo quelle intorno alla posta e via della Concordia. Tutto il resto, compreso la corsia laterale di Viareggio Nuova, che arriva fino ad estendersi oltre il laboratorio di analisi, via dell'Orsa Minore, via Paratore, è tutto abusivo. È tutto abusivo. Parliamo dei posti, i posti regolamentari sono quelli proprio attorno al Palazzo della Posta e via della Concordia, non c'è altro. Questo è no, ma addirittura, scusa, che potrebbe scusa, addirittura, essere... addirittura i posti segnati. Posso? Mi sentite? Sì, allora i posti in realtà segnati che io lo
visto fare, perché il TAF dove lavoravo è proprio su Via della Conciliazione, i posti denari sono a ridosso delle attività, cioè quindi su Via della Conciliazione, lato seconda circoscrizione, per farvi capire, perché sapete come la Via della Conciliazione, un lato è terza e un lato è seconda. I mercatari erano predisposti sul lato della seconda, quindi a ridosso di tutti i magazzini che c'erano le attività commerciali, e ci sono stati anche dei problemi con tutte le attività commerciali poste lì davanti. Ci sarà una guerra, secondo me. Infatti, io so addirittura che oggi c'era sciopero davanti la regione. Mi era arrivata la voce da alcuni mercatari che oggi, assieme alle categorie, andavano a scioperare davanti piazza Indipendenza. Non hanno organizzato qualcosa, perché appunto non, l'amministrazione fa orecchie da mercante e non intende forse riaprire i mercati. Hanno riaperto soltanto quelli che già sappiamo, e addirittura aveva proposto l'amministrazione, ma ovviamente ha trovato il dissenso di tutti, di aprire dentro la fiera del Mediterraneo in maniera a quanto pare fissa, quindi tutti i giorni dentro la fiera del Mediterraneo, ma ovviamente non sono d'accordo nessuno. Non ha senso. Perché ho sentito io alcuni presidenti di categoria e mi hanno detto questa notizia mi hanno dato, quindi ancora non c'è nulla di certo. Allora, noi dobbiamo lavorare pure sul fronte della richiesta fatta verbalmente da parte dell'assessore Pianpiano di individuare quest'area, che io a memoria, sinceramente, per le caratteristiche che richiedono, secondo me nel nostro territorio non c'è, o perlomeno ci potrebbe... Non ce n'è, infatti. Va, come dire, urbanizzata. Perciò quindi non so quale soluzione ci possiamo dare, se non piccole aree, spazi piccoli, non penso che siano sufficienti. Ma ad esempio, a voi come sembra il parcheggio Reto, che è alberato, ci sono proprio le nicchie fatte? Troppo piccolo. Certo. L'unica, secondo me, una delle aree che nella scorsa consigliatura avevamo sottoposto all'amministrazione era quella dell'area a ridosso del cavalcavia di Bonagia, che è un'area però tutta da bonificare, asfaltarla, impianto di illuminazione, è abbastanza ampia, che non dà disturbo a nessuno, ed è facilmente accessibile, perché per chi proviene sia da Bonagia, da Pozzomile, da Borgo Livia, addirittura pure dall'autostrada, perché è proprio a ridosso del cavalcavia, è l'unica area abbastanza grande dove si potrebbe prestare, però non è pronta, diciamo, per l'uso, quindi questa si potrebbe mettere in programmazione. Loro cercano un'area, diciamo, come dire, già che si può usufruire, e io a memoria non ne conosco aree. Se voi magari avete qualche area da sottoporre, ce la sottoponiamo. Ad esempio, Saverio ha detto questa di via della conciliazione. E potrebbe anche andare bene. Via della Concordia, zona Reto Bassa, non lo so, ci sono aree, diciamo, che si prestano, non ancora con le caratteristiche. No, di prima. No, non ce n'è. Non ce n'è. Io penso che sia proponibile nuovamente un mercatino in Via La Franca, penso, dico per carità, per me lo possono fare poi domani mattina, penso che sia improponibile. No, Via La Franca è veramente, perché comunque c'è caserma dei Vigili del Fuoco, ingressi di ospedali, scuole, civili, dico, abitazioni. Non, lì era tutto positivo in realtà. Via Sebastiano La Franca è in idoneo. Sì, no, è improponibile, dico, poi non lo so. Però, non so, non ricordo le battaglie che abbiamo fatto come genitori, non come consigliere, per farli togliere davanti l'ingresso della scuola elementare Rosolino Pilo, perché montavano abusivamente anche lì. E ricordo i tempi che avevo i bambini che andavano a scuola, abbiamo fatto delle battaglie non normali per non farli più montare lì davanti. E ci siamo riusciti. Ora, secondo me, ricominceremmo tutto da qua, perché ognuno va cercando
dove sistemarsi. Quindi via Sebastiano Franca, no, secondo me, posso, da escludere. Per favore. Posso? Sì, però dico, mi scrive il consigliere Adelfio e qualcuno involontariamente lo butta fuori. Che c'è un tasto, dico, non disattivate i microfoni agli altri, o involontariamente, perché Adelfio entra ed esce. Presidente, avevo chiesto la parola, per favore. No, scusa, non l'avevo sentito. È il consigliere Ilardi. Sì, grazie, avevo... Presidente. Sì, avevo quello che ha detto la collega Rappa, per quanto riguardava, c'erano mercatari che andavano a ridosso sui commercianti. Qua diciamo che mancano anche i controlli. Dove sono i controlli? Ci siamo. Perché bisogna anche verbalizzare, visto che le casse comunali sono vuote, bisogna anche verbalizzare e ridurre tutto il numero di questi abusivi. Poi per quanto riguarda gli spazi, caro Presidente, c'è pure Via dell'Antilope, che è una strada grande, larghissima, con carreggiate immense, Via delle Vere la parte alta, abbiamo anche questi luoghi dove possono fare mercatini. Ho finito, Presidente, grazie. E queste sono delle aree, io personalmente non li conosco, si possono proporre. È chiaro che qualsiasi mercatino che si andrà a aprire nel territorio, una delle condizioni deve essere un servizio di vigilanza da parte dei vigili urbani, certo, per tutto il periodo, diciamo, che il mercatino sta aperto, quindi sei di mattina, tutta la mattinata, e andare, come dice lei, a andare a colpire gli abusivi. Se si vogliono intromettere, vogliono montare il proprio stand all'interno. Presidente, se ci sono dei controlli, se ci sono dei controlli, sia tranquillo che l'abusivismo si interrompe subito. Assolutamente, assolutamente. Allora, niente, io innanzitutto volevo dire questo, è un tema abbastanza corposo da affrontare, però io non andrei troppo a forzare la mano, perché come ben sappiamo anche nei precedenti consigli, ne abbiamo tante volte parlato, ci sono anche delle problematiche che subentrano, quindi sappiamo l'uscita di emergenza, la sicurezza, i sacchetti di urina, dico, sono tante cose che si cumulano, e che naturalmente non, prima di capire è giusto che la cosa venga analizzata per bene, per come stiamo facendo, attenzione. Quindi non andrei io troppo a forzare la mano. Dico, tutto questo ma nessuno sta forzando la mano. Qua chiedendo la riapertura dei mercatini, ma con le condizioni di sicurezza. Ora, il portiere Ilardi identificava Via delle Viere, Via dell'Antilope, ma significa spostare un problema da un luogo all'altro. Quindi naturalmente se ci hanno dato delle indicazioni, di trovare queste zone chiuse, eccetera, eccetera, cerchiamo di seguire questa linea, perché dico, significherebbe spostare un problema da un luogo all'altro, semplicemente questo. Va bene, ok, grazie. Consigliere Quattararo. Sì, Presidente, no, se avevamo concluso però con l'argomento mercatino. Sì, allora Presidente, se lei si ricorda, nell'ultima seduta avevamo parlato della problematica della potatura alberi e quindi poi era anche scaturito la nostra intenzione di procedere con invito all'assessore Marino. Se lei si ricorda, io mi ero fatto carico di andare a ricercare una nota che avevamo prodotto all'interno della commissione. Sono riuscito a trovare la nota ed è una nota che abbiamo inviato a giugno del 2018, quindi esattamente 2 anni fa, e questa nota che noi abbiamo prodotto come commissione andava naturalmente a riprendere delle richieste di intervento prodotte a sua volta da consiglieri, quindi andiamo ben oltre interventi richiesti il 2018, quindi parliamo di potature che non si effettuano sicuramente da 2 anni e anche oltre. Nella nota noi avevamo citato come primo punto, infatti si sono visti i risultati dopo le intemperie di questi giorni, come primo punto nella nota è citata via Oreto Nuova, per l'appunto.
Altre vie sono via dell'Airone, largo Domenico Ragona, via Donde Serreggio, via Rocco Iemma, via Papa Giovanni, via del Pellicano, via Liborio Giuffrè e piazza Villa Grazia. Ora io chiedo ai colleghi consiglieri di capire, perché alcune già io ne ho contezza che non è stato fatto nulla, come Violeto Nuova, come via dell'Airone, come via Donde Serreggio, come via Papa Giovanni, se nelle altre vie sono stati effettuati gli interventi di potatura richiesti, ma penso proprio di no. Quindi parliamo di via Liborio Giuffrè, piazza Villa Grazia, via Rocco Iemma, largo Domenico Ragona. Quindi se mi potete dare conferma di questo, a distanza di due anni, che a distanza di due anni ancora non è stato fatto nulla, e poi l'intervento con Cestello che abbiamo già visto in Violeto Nuova sono stati presenti stamattina, perché io ieri avevo sollecitato Villa Giardini, come mai ancora vergogna. Il cestello posizionato là che sta facendo l'intervento, io reputo una vergogna. Sì, Presidente, anche perché io avevo sollecitato ieri sul fatto che ancora c'erano rami a terra e rami penzolanti a distanza di 4 giorni e nessuno li aveva rimossi. E allora Villa Giardini mi aveva detto che oggi veniva fatto un intervento, allorché io ho chiesto se era un intervento di podatura, e mi hanno naturalmente ribadito la stessa filastrocca che ci viene detta ogni qualvolta, che non era un vero e proprio intervento di potatura perché non è periodo, in quanto gli alberi si accingono alla fioritura, e quindi era un intervento solo per eliminare i rami spezzati e le situazioni di pericolo conclamate. Quindi non era non è perché sono presenti attualmente lì che stanno lavorando, non è un intervento vero e proprio di potatura. Quindi noi siamo fermi a 2 anni fa come minimo. Ho finito, Presidente. Sì, grazie consigliere. Io spero che al più presto l'assessore Marino dia la propria disponibilità a partecipare ad una seduta di consiglio nostro, perché tutte queste cose che vanno rette. E spero che abbia delle motivazioni valide, perché tutte le vie che ha menzionato, tra l'altro ad esempio largo Domenico Ragona, che giornalmente mi chiamano 2 persone con seri problemi di salute, che entrambi su una sedia a rotelle si sentono ostaggio perché affacciano dal balcone e si ritrovano questa foresta di alberi mai potati, o perlomeno è stato fatto un intervento almeno di fatto una decina di anni fa, e mi hanno pure mandato entrambe la certificazione proprio che hanno problemi sia respiratori oltre che di ambulazione. Se vale il principio, come poc'anzi ha detto lei, che non si può intervenire perché si preoccupano che è il periodo della fioritura, si devono preoccupare pure della salute delle persone. No, ma Presidente, è superato questo, perché parliamo di una nota di 2 anni fa, quindi o è primavera o è inverno, l'intervento va fatto. Devono intervenire, cioè devono prendere coscienza di questa situazione drammatica che c'è nel nostro territorio. Ma mi sta bene per ora che tolgono il pericolo, anche se, ripeto, quella foto che abbiamo visto del cestello posizionato in Violeto è uno schiaffo, una vergogna, non so come definirla, perché queste cose non si fanno a danno avvenuto, si devono programmare questi interventi. E ripeto, Marino deve dare giustificazione di questo, che non si può intervenire dopo, quando succede il danno. E se l'ho fatto fortunatamente a danni alle autovetture. E se succedeva una disgrazia? Dico, non mi voglio ripetere, aspettiamo che viene l'assessore Marino e poi se ne parla. Presidente, questo dimostra che non c'è una programmazione, non c'è una linea. Dimostra che non c'è volontà politica, gli assessori devono dare un indirizzo politico. Non si possono fare abbindolare dai dirigenti che gli raccontano la storiella del personale, della 104 e quant'altro. Devono dare un indirizzo politico, punto, perché se un dirigente non è nelle condizioni di poter svolgere il proprio la propria funzione perché sostiene che non ha del personale, allora o si dimette, quindi per un fatto di responsabilità, perché poi le responsabilità ricadono su di lui,
o l'assessore stesso lo rimuove, perché se tu non sei nelle condizioni di aspettare il proprio servizio, perché dice non è personale, però sai a cosa vai incontro, ancora c'è un vecchio dirigente che è a processo sull'accaduto di tanti anni fa di un albero che è caduto, di un ramo che è caduto al Foro Italico, dove ha ucciso un ragazzo universitario di Bari che si trovava casualmente, passava per una mancata potatura, e questo è ancora a processo. Quindi non se la passano liscia da questo punto di vista. Oppure perché hanno una posizione dirigenziale e magari si possono permettere questo e altro. Comunque, proseguiamo, ci sono altri interventi? No. Allora, proseguiamo, se non ci sono altri interventi, proseguiamo con la... C'era una... Alfredo, una mozione dei consiglieri Quattararo e Gulemi. Va bene, la leggo io, consigliere Quattararo. Sì, leggila tu. Non hai il microfono. Leggi tu. Va bene. Allora, mozione a firma dei consiglieri Gulemi e Quattararo. Installazione panchine nel marciapiede spartitattico di via Villagrazia, tratto compreso tra via San Filippo e via dell'Allodola. Premesso che il tratto di via Villagrazia in oggetto, ricade in zona caratterizzata da una elevata densità demografica e residenziale, considerato che la zona è frequentata da tanti anziani ed è pressoché priva di panchine nelle immediate vicinanze che possono servire come aiuto ad alleviare la fatica o semplicemente per trascorrere il momento di relax. Nel tratto in oggetto permetterebbe facilmente l'installazione delle panchine, vista anche la presenza degli alberi che ombreggiano diverse parti dello stesso, si ritiene che l'intervento riveste particolare valore sociale, migliorando la qualità della vita da parte del cittadino. Pertanto si invita il Consiglio circoscrizionale ad impegnare gli uffici tecnici competenti dell'amministrazione centrale, quindi l'area del verde e della vivibilità urbana, al fine di realizzare quanto citato in oggetto, onde rendere utile il servizio alla cittadinanza. Lo mettiamo ai voti per appello nominale? No, aspetta, apriamo un dibattito su questa mozione. Presidente, mi scusi, io non ho sentito l'oggetto perché si sentiva a tratti e poi mi hanno buttato fuori anche a me. Non capisco, oggi ci sono problemi di linea. Sì, grazie. Installazione panchine nel marciapiede spartitraffico di via Villagrazia, tratto compreso tra via San Filippo e via dell'Allodolo. Ok, grazie Alfredo. Consigliere Quattararo, la illustro io, tu come? No, per me, come preferisce, Presidente. Vabbè, allora, brevemente la illustro un attimo io. Dico, a parte che è chiara la collocazione la richiesta di collocazione panchine in questo spartitraffico, ma perché noi stiamo facendo questa mozione? Perché siamo stati sollecitati dai residenti, perché diciamo che questo spartitraffico, che è abbastanza ampio, è una di quelle poche aree dove diciamo che è manutenzionato ed è, diciamo, come possiamo dire, è fruibile da parte dei residenti. Consideriamo che tra l'altro si presenta pure, è stato realizzazione da meno di 10 anni, quindi c'è una piantumazione, ci sono alberi tra l'altro molto carini, un albero particolare, la jacaranda, che fa dei fiori viola, che in questo periodo è appunto in fioritura ed è molto molto carino. Ma quello che ripeto, i residenti, soprattutto i pensionati,
ci hanno chiesto da tempo è appunto il posizionamento di panchine lungo il percorso di questo spartitraffico, dove avere un momento di tranquillità anche per loro. Consigliere Quattara, vuole aggiungere qualcosa pure lei? Sì, no, dico, lei è stato molto, molto completo, esaustivo nella, nella descrizione, perché naturalmente, come voi ben sapete, questo marciapiede spartitraffico di via Villagrazia, per così dire, divide le due carreggiate. Da un lato abbiamo gli edifici popolari di Falsomiele, dall'altro lato abbiamo anche diversi esercizi commerciali di via Villagrazia. E molte persone anziane che, per così dire, si recano da Falsomiele in via Villagrazia a comprare, che so, pane o fare spese o quant'altro, essendo anche anziani, vorrebbero che naturalmente, vista la fatica anche soprattutto nel, nel periodo estivo, si potessero installare delle panchine in maniera tale da anche avere un due minuti di riposo prima di raggiungere anche l'abitazione con i sacchetti della spesa, o anche per chi vuole trascorrere alcuni minuti di relax approfittando anche delle alberature che rinfrescano nel periodo estivo il marciapiede, si potrebbe pensare giustamente ad installare delle panchine proprio per queste persone residenti che ce l'hanno richiesto. Dico, l'intervento è di facile realizzazione, non si tratta di andare a bonificare aree, ma si tratta proprio di installare materialmente le panchine, non bisogna fare nient'altro. Dico, quindi spero che la proposta, la mozione venga votata favorevolmente al fine di realizzare quanto richiesto dai cittadini. Ho finito. Perfetto, grazie consigliere Quattararo. Se non ci sono altri interventi, la poniamo in votazione per appello nominale. Procediamo. Possiamo procedere. Allora, approvazione, votazione per appello nominale della mozione installazione panchine del marciapiede spartitraffico di via Villagrazia, tratto compreso tra via San Filippo e via della Rosa. Procediamo con l'appello. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. 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 No, continuiamo. Allegro. Favorevole, favorevole. Ok. Culemi. Favorevole. Ilardi. Ilardi è uscito. Assenta. Presper. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Sant'Angelo è assente. Tarantino. Favorevole. Terranova è uscito, mi sembra. Allora, 2, 4, 6. La mozione viene approvata con 7 voti favorevoli. Perfetto, ok. Allora, alle ore 10.25, dottoressa Calderone, stiamo chiudendo la seduta, d'accordo? Sì, sì. Allora, a che ora chiudiamo? Alle ore 10? E 25. E 26. Vabbè, alle ore 10.25 la seduta è chiusa. Va buona bene. Giornata. Buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.